combattuto delle battaglie straordinarie. E seppure dovessi morire domani, seppure dovessi morire oggi, io credo di aver vissuto più di quanto sia lecito per la strada che abbiamo fatto e per la vita che abbiamo percorso insieme. Avresti dovuto trattare. Con chi? Con me. L'offerta di pace. L'offerta di pace! Anche Girolamo ha ricevuto l'offerta di pace e adesso è sottoterra e la sua famiglia e il suo popolo. Era un rischio d'amore. Noi non siamo soltanto soldati, Antonello. Tu hai delle responsabilità verso il tuo popolo, verso la tua stirpe. Che Girolamo aveva una famiglia e un popolo e lo piangono morti entrambi, così come il popolo di Sarno piange morti. È la politica, Antonello. Tu dovresti saperlo meglio di me. Ora Ferrante è morto, il suo cuore. Dovresti... Ma stesso Sarno! Ma magari non è come il padre. Ad oggi ha mostrato molta considerazione. Ad oggi la sua considerazione è da 20.000 uomini qui sotto. E cosa avrebbe dovuto fare? Non hai voluto incontrarlo, non hai voluto arrenderti, non hai voluto trattare. Cosa avrebbe dovuto fare? Ha fatto quel che il re avrebbe fatto al suo posto. Prendere quel che restava del suo esercito e portarlo sotto le mura di un traditore. Tu sei un traditore. Tu sei un traditore. Io non voglio parlarci. Vai, ascolta cosa hanno da dire e ne discuteremo insieme. Principe. Vuoi farlo davvero? Sai quello che vuoi. Non lo dici solo per farmi stare zitta. Non è mai servito a qualcosa? Io ho condiviso sempre tutte le tue scelte. Ho giurato di seguirti. Ma ora è il momento di fermarsi. Io forse non dovevo neanche cominciare. Io te lo dissi. Te lo dissi di non credere al Papa, di non credere a Venezia, di non credere a nessuno. E che cosa dovevo credere? La politica è data ad essere delle ragnatele intricate in cui intrappolare i tuoi nemici. Che cosa dovevo pensare? Una volta costruita la trappola, è intrappolata la preda, semplicemente il regno non si presentasse. Che Lorena, dopo aver sognato per tutta la vita la corona, al momento di allungare la mano e prendersela, se ne restasse a casa. La verità è che i migliori tra gli uomini avevano scelto i peggiori tra i governanti. E quali erano gli uomini migliori? Sta attenta. Tutta la mia famiglia era schierata. E ha fallito. Ha fallito perché non manda d'osco. Se fossero venuti con me in Francia saremmo tornati insieme. È una storia vecchia di 10 anni fa, smettila di vivere nel passato. In quale parte mi dici? Piangi, mio signore. Eccomi. Ha fatto presto, sua maestà. È stata molto breve la richiesta. Che cosa vuole? Giurano di farmi salvare la vita per il vostro coraggio. La vita non vale niente. Che cosa vuoi che mi cambia? Tutto. I vostri possedimenti e il vostro rango. No. No, la mia vita non vale niente, quindi non mi stanno offrendo niente. Non è tutto. Avanti, Francesco, parla. I vostri possedimenti, i vostri titoli, le vostre terre, tutto. Fosse tutto a vostro figlio, in cambio.
cambio voi dovete finire i vostri giorni in esilio a Senigallia nei possedimenti di vostra moglie. Mio figlio? Sì, lui avrà salva la vita e l'onore. Sta a giocare, mio padre. Su questo non c'è niente da dire. Devi accettare. Non puoi sperare in un'offerta migliore. No, un'offerta migliore. Anzi, questa è l'ultima offerta. Dopo non ce ne saranno altre, soltanto l'amore. Il problema non è la qualità dell'offerta. Le offerte fatte a Girolamo, Coppa, a Becconci e tutti gli altri baroni erano ottime. Eppure sono tutti quanti morti. Non accetterai dunque. 12 anni fa sembrava che potessimo vincere questa battaglia in un attimo. Una Napoli era stata isolata e tutto era nelle nostre mani. E poi Andrea per gli indugi, mese l'Aquila cominciò a vincere le battaglie e tutti dissero che bisognava trattare soltanto io. Rimasi fermo delle mie decisioni e io ero il pazzo e loro i saggi. Io ero pazzo quando vestito da straccione mulattiere me ne scappavo in Francia. Ma adesso i saggi sono tanto io resto vivo. Conosco questa storia. Ero anch'io con te. Anch'io vestita da mendicante, anch'io esule in Francia. Ma guarda in faccia alla realtà. Se ti arrenderai salverai il tuo popolo e salverai anche la tua stirpe. Forse è tutta una menzogna, è solo un sogno, ma è l'unico sogno che ci resta. Ora l'alternativa non è più tra combattere o arrendersi e tra sognare di restare vivo e essere certi di morire. Non è così male la morte? Brutta, a farci buttare all'aria tutta la vita. Valle, tu hai un solo talento, Antonello, restare vivo. Il re ha fatto la sua proposta, io ho giurato di seguirti quale che sia la tua scelta. Allora, che cosa facciamo? Io ricordo tutto. Ricordo ogni battaglia a fianco vostro e a fianco di vostro cugino. Io ricordo l'odore acre del sangue e quello pungente della polvere da sparo. Io ricordo ogni viso di ogni mio compagno mentre moriva tra i tormenti. Io ricordo voi nel buio insieme al cardinale della Rovere mentre andavate a convincere del capo ottavo di Francia a venire a prendersi il trono di Napoli. Io ricordo le vostre lacrime alla caduta di Salerno e io ricordo la vostra gioia quando apprendemmo della ritirata delle forze nemiche. Io ricordo